sempre qui a ECMA. Ora vi faccio vedere un'altra moto che era stata attesa per anni, diciamo, era stata presentata 2 anni fa come prototipo. Ovviamente parlo della MV Augusta, quella che si chiamava 9.5. Ora questa moto viene presentata in versione definitiva e ora si chiama LXP Edi Orioli. Edi Orioli perché questa sarà una edizione limitata in 500 esemplari, ma vediamo un po' le differenze rispetto al prototipo. Era stata presentata 2 anni fa, appunto, come già detto, ad EICMA. Poi l'anno scorso non era MV presente ad EICMA, ma era stata presentata quella che sembrava essere la versione definitiva presso lo store di Milano. In grandi linee era veramente una moto definitiva, pronta per essere venduta, commercializzata e distribuita nei mercati mondiali. Poi all'improvviso si sono perse le tracce sia della 9.5 che della 5.5 derivata dalla TRK 502 di Benelli. Sono passati mesi e poi ovviamente in MV è entrata KTM. Sono iniziati a circolare voci che dicevano che la 9.5 non veniva più commercializzata, il progetto era stato cancellato per evitare concorrenza interna tra le maxi della casa austriaca e la MV. La 5.5 ovviamente è stata quella veramente definitivamente cancellata perché non rispecchiava lo spirito, le caratteristiche che vuole trasmettere MV, quindi lusso, design, prestazioni e oggetti, diciamo, molto particolari e ricercati. Quindi il progetto 5.5 è stato completamente cancellato. Settimana scorsa invece, a sorpresa, è stato messo un post online, un teaser, dove mostrava che MV si presentava ad EICMA con la versione definitiva della 9.5, che ora si chiama appunto LXP Edi Orioli. In linea di massima la moto è la stessa. Ho visto subito che hanno cambiato i cerchi. All'inizio erano dei tubeless con raggi tangenziali, ora troviamo dei bellissimi Takasago XL, cerchi adatti all'uso fuoristradistico, quindi abbastanza resistenti, presumo che siano con camera d'aria. Ovviamente abbiamo sempre 21 e 18 al posteriore, 210 mm di escursione per quanto riguarda la sospensione, impianto frenante Brembo, sospensioni completamente regolabili. Per quanto riguarda l'elettronica invece possiamo avere un'app di navigazione dedicata di MV che comunica con il TFT a colori enorme che troviamo là davanti. Sentiamo gli altri. Eccolo qua, il TFT. Moto che si presenta molto bene, anche con questo bellissimo scarico Termignoni, 500 pezzi, e debutta anche questa moto, il nuovo motore 3 cilindri in linea, sviluppato direttamente, interamente da MV, con una bellissima caratteristica che pesa il motore solo 54 kg. Motore capace di sviluppare 121 cavalli, quindi una potenza non esagerata, ma diciamo perfetta per l'uso sia turistico che fuoristradistico. Bello anche qui davanti con questa firma luminosa della MV LXP Edi Orioli.